Oggi la sessione di questo webinar dedicato alla trasformazione digitale dei musei è orientata a una prima parte dedicata al recovery plan, quindi a cosa prevede il PNRR per il turismo e la cultura, al fine di concludere questo percorso formativo con un approccio più pragmatico per andare a intercettare anche le risorse, ma anche gli obiettivi che l'Europa sta dando all'Italia, che lo stesso governo ha in qualche modo pianificato per i prossimi 5 anni fino al 2026 sostanzialmente. Quindi è un arco temporale importante dove dobbiamo focalizzare che cosa oggi è previsto. La seconda parte di questo webinar invece prevede una interazione in forma di workshop con i musei stessi, che ci hanno sottoposto alcune materiali esigenze, per cui proviamo insieme a immaginare e fare un percorso creativo per dare delle risposte, delle soluzioni. Entriamo subito a analizzare il PNRR per quanto riguarda il turismo e la cultura, quindi le linee guida del recovery plan italiano per il settore turistico e culturale. Intanto, quali sono i pillars del PNRR? Sono la transizione verde, la trasformazione digitale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione sociale e territoriale, salute, resilienza economica e politiche per nuove generazioni, infanzia e giovani. In realtà le aree che hanno implicazioni più dirette sui musei sono la trasformazione digitale, ma anche la coesione sociale e territoriale. Direi questi due. Però andiamo avanti, diciamo, direttamente con la missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Qui in questo schema, che è proprio tratto dal documento ufficiale del PNRR italiano, vediamo anche quali sono le risorse messe a disposizione. Per quanto riguarda turismo e cultura abbiamo 6,68 miliardi. In realtà poi ce ne sono anche altri che derivano dalle altre forme di digitalizzazione, perché il sistema museale, essendo pubblico, attinge anche alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. La missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, sostiene la transizione digitale del paese nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo. Ha l'obiettivo di garantire la copertura in tutto il territorio di una rete a larga banda, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l'internazionalizzazione delle imprese, investe inoltre sul rilancio i due settori che caratterizzano l'Italia, turismo e la cultura. Questo è il quadro generale, che comunque dice delle cose consistenti, tra cui anche la larga banda. Io quindi credo che tra le idee che potranno emergere c'è anche l'utilizzo proprio della connettività, come oggi noi stiamo facendo, per la cultura e per la formazione. E poi appunto turismo e cultura, che sono anche avvicinati, quindi vuol dire che l'obiettivo è quello anche di ricreare comunque una connessione, anche se per la prima volta dopo 30 anni l'Italia oggi ha un ministero del turismo separato da quello della cultura. Tuttavia il PNRR continua a considerare i due settori come vicini, quindi la creazione di flussi turistici è comunque qualcosa che ha un'affinità col tema culturale, evidentemente. Valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, anche in funzione di promozione dell'immagine e del brand del paese. Quindi abbiamo una prima linea di azione che riguarda interventi di valorizzazione dei siti storici e culturali, volti a migliorare capacità attrattiva, sicurezza e accessibilità dei luoghi. Gli interventi, qui molto importante, sono dedicati non solo ai grandi attrattori, ma anche alla tutela e la valorizzazione dei siti minori, ad esempio i borghi, nonché alla rigenerazione delle periferie urbane, valorizzando luoghi identitari e rafforzando al tempo stesso il tessuto sociale del territorio. Quindi la cultura come una modalità per valorizzare la capillarità di beni culturali presenti sul territorio, non solo i grandi attrattori. Qui si parla anche di identità e di tessuto sociale, quindi un ruolo che va oltre quello puramente, come dire, turistico, ma vede nelle realtà culturali un ruolo anche di identità e di creazione di una comunità sostanzialmente intorno al tema culturale. Ecco qua, turismo e cultura, la misura 4.0, turismo e cultura, misura C3, turismo cultura 4.0, incrementare il livello di attrattività turistica e culturale del paese modernizzando le infrastrutture materiali e immateriali del patrimonio storico-artistico, migliorare la fruibilità della cultura e l'accessibilità turistica attraverso investimenti digitali e investimenti volti alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive e al patrimonio. Qui direi che anche la distanza è in realtà una barriera fisica.
Quindi, a mio avviso, anche la remotizzazione del patrimonio ne favorisce l'accessibilità. Questo è un aspetto che poi magari proviamo a toccare. Rigenerare i borghi attraverso la promozione della partecipazione alla cultura, il rilancio del turismo sostenibile e la tutela e valorizzazione dei parchi e giardini storici. Qui ci sono più concetti messi insieme. I borghi, credo che voi siete tutti dei borghi. Lucca è un borgo alla fine, la stessa città, ma in qualche modo anche tutti i paesi in cui si trovano i musei sono borghi. C'è proprio delle misure specifiche sui borghi. Quindi, e qui si parla anche di sostenibilità, quindi il fatto di bilanciare quello che oggi è un fenomeno eccessivamente concentrato su alcune aree, che sono anche oggetto di overtourism. Cito un caso molto vicino a Lucca, il caso di Pisa. Il caso di Pisa è un caso, a mio avviso, emblematico di un turismo poco sostenibile. Abbiamo un contesto dove si verificano grandi flussi turistici che però sono sostanzialmente di mezza giornata, non pernottano nemmeno, sono superficiali e con una densità di una folla anche molto pesante. Ecco, la possibilità di differenziare questi flussi e articolarli nel tempo e nello spazio in una modalità più sostenibile è uno degli obiettivi che il governo si pone. Migliorare la sicurezza sismica, la conservazione dei luoghi, qui stiamo parlando proprio di messa in sicurezza, modernizzare l'offerta turistica attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, supportare la transizione digitale e verde nei settori del turismo e cultura, sostenere la ripresa dell'industria turistica, culturale e creativa. Questi sono gli obiettivi generali. Gli ambiti di investimento e le misure. Gli investimenti identificati toccheranno tutte le anime del territorio e riguarderanno i siti culturali delle grandi aree metropolitane, sfruttando la partecipazione culturale come leva di inclusione e rigenerazione sociale. Sappiamo che l'Italia non è ai primi posti in Europa come livello culturale, livello scolastico, livello di attenzione e di consumo dei beni culturali. Dobbiamo quindi recuperare un gap e aggregare e coinvolgere anche nuovi target, nuove fasce sociali che oggi non sono al centro della nostra attenzione. Ma riguarderanno anche i piccoli centri borghi, le aree rurali, per favorire la nascita di nuove esperienze turistiche barra culturali. Quindi la necessità anche di associare i due settori, bilanciare i flussi turistici in modo sostenibile, tra parentesi, overtourism, quindi evitare l'overtourism, sostenere la ripresa dello sviluppo e delle attività turistico-culturali nelle isole minori. Se io digitalizzo, virtualizzo, posso creare un accesso universale. Attenzione, qui non stiamo parlando di superare solo i limiti locali, stiamo parlando anche di superare i limiti nazionali. Voi avete alcuni musei che sono di interesse locale, altri di interesse nazionale, ma alcuni sono di interesse internazionale. Questo è un aspetto che la localizzazione può deprimere, la virtualizzazione può esaltare. Quindi dobbiamo capire come questa virtualizzazione svolge un ruolo integrato con la fisicità del museo stesso. Accesso universale divulgativo, in questo modo da un lato si garantirà un accesso universale alle opere d'arte e dall'altro si abiliteranno iniziative di approfondimento e di divulgazione innovative. Ci siamo confrontati fuori dal meeting su delle idee, ne do una ad esempio che secondo me è su cui possiamo fare una riflessione. Oggi noi stiamo facendo un corso online remotizzato. Stiamo condividendo dei contenuti senza essere fisicamente presenti. La scuola ha fatto quasi un anno e mezzo di didattica a distanza, che è stata un'esperienza parzialmente negativa, ma parzialmente può anche essere un'esperienza che recupera alcuni elementi positivi. Per esempio, un museo sulla migrazione degli italiani potrebbe avere un interesse nell'educazione civica su scala nazionale, ma in realtà se si trova in un borgo ha un'audience limitata. Potrebbe essere interessante sviluppare dei pacchetti di visite guidate a distanza anche per raggiungere un pubblico nazionale, quindi avere un'estensione di questo patrimonio che in realtà non è di interesse locale, evidentemente. Quindi in questo caso diciamo che la virtualizzazione potrebbe poi essere integrata anche con pacchetti digital, fisico e digitale, quindi alcuni soltanto online, altri online e fisico, magari anche con approfondimenti e divulgazione. Questo potrebbe essere un'idea. Si parla anche di coinvolgimento dei privati nelle comunità, sia intesi come aziende, ma anche intesi come persone. Quindi l'approccio integrato e partecipativi al fine di generare benefici nei quattro pilastri. Qui anche la possibilità di creare esperienze che i singoli utenti possono fare con il nostro patrimonio. Investimenti per creare un patrimonio digitale della cultura. Attenzione, si investirà per digitalizzare il patrimonio culturale, favorendo la fruizione di queste informazioni e lo sviluppo di servizi da parte del settore culturale e creativo. Quindi, da una parte abbiamo la digitalizzazione per favorire la fruizione, ma anche per creare nuovi servizi operati dall'ente pubblico o anche da privati. Vediamo un attimo ancora il tema della digitalizzazione.
strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale. Interventi sul patrimonio fisico saranno accompagnati da un importante sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori del settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale, di avere un più semplice ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione. Quindi diventa anche un servizio pubblico questa digitalizzazione. Si parla di un'infrastruttura digitale nazionale. Questo è un tema importante. Quindi il governo dovrà investire in un'infrastruttura digitale nazionale che raccoglierà, integrerà e conserverà le risorse digitali rendendole disponibili per la fruizione pubblica attraverso piattaforme dedicate. Quindi abbiamo da una parte quello che informaticamente si chiama un back-end, cioè che raccoglie i contenuti, e dall'altra abbiamo dei front-end, cioè delle interfacce che poi le rendono fruibili al pubblico. Sarà inoltre sostenuta la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto da parte di imprese culturali, creative e start-up innovative con l'obiettivo finale di stimolare un'economia basata sulla circolazione della conoscenza. Pensate ad esempio al mercato del fumetto che gravita attorno a Lucca, ad esempio, potrebbe essere interessante la creazione di nuovi servizi culturali che valorizzano questo tipo di linguaggio, ad esempio, con anche delle realtà creative, magari giovanili. Si parla anche però di affrontare il tema delle barriere percettive, culturali e cognitive che limitano l'esperienza culturale, quindi non soltanto barriere fisiche, ma anche barriere percettive. Una cosa che può riguardare tutti voi è l'attrattività dei borghi. A fronte del sovraffollamento che ha spesso caratterizzato le attrazioni turistiche delle principali città d'arte, tanti piccoli centri storici italiani, borghi, offrono un enorme potenziale per un turismo sostenibile e alternativo, grazie al patrimonio culturale, la storia, le arti e le tradizioni che le caratterizzano. Gli interventi in questo ambito si attueranno attraverso un piano nazionale dei borghi, un programma di sostegno e sviluppo economico-sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico. Le azioni si articolano in progetti locali integrati a base culturale. Quindi diciamo che il governo non vuole solo limitarsi a un piano per la cultura, ma si parla proprio di rigenerazione, interventi al recupero del patrimonio storico, riqualificazione di spazi pubblici aperti, creazione di piccoli servizi culturali e anche a fini turistici, nuovi itinerari e visite guidate, sostegni finanziari per attività culturali, creative, turistiche e commerciali. Stiamo andando abbastanza avanti. Poi adesso parliamo di una piattaforma web centrale del turismo italiano, non mi soffermo su questo perché è meno pertinente, però sappiate che c'è la volontà di creare anche una piattaforma web, un hub del turismo digitale italiano che in qualche modo può anche accogliere contenuti di carattere culturale. Ci saranno dei contenuti digitali tematici, questo anche all'interno dell'attuale portale italia.it, di cui è prevista una revisione strutturale, raccolti di dati. Qui è interessante il fatto che si vuole raccogliere dati sui flussi turistici. Quindi l'esigenza è di avere anche tecnologie connesse, misurabili, che possono raccogliere dati e quindi renderli fruibili anche su scala nazionale. Quanti sono i visitatori dei singoli musei, quanti sono quelli che fruiscono a determinati servizi. C'è poi una misura che riguarda proprio Roma, Capodmundi non ci riguarda, quindi non la affronterei in modo specifico. E c'è un tema sulla coesione sociale e territoriale dove effettivamente il PNRR tende a voler ridurre le disparità. Io su questo aspetto aprirei solo una parentesi importante. Sapete che è già in corso una tendenza molto importante legata allo smart working. Molte persone dalle città più affollate stanno decidendo di trasferirsi in borghi, periferie, località turistiche, per periodi che possono essere limitati a una fase, magari settimane o mesi di lavoro, o addirittura un trasferimento permanente. Questo processo che si chiama holiday working, cioè l'integrazione tra momenti di vacanza e di intrattenimento ed una vita qualitativamente di più alto livello, con invece il lavoro, è un'opportunità che va cavalcata specificamente e che probabilmente sarà proprio una caratteristica dell'economia post-Covid che dobbiamo considerare. Possiamo attrarre anche persone che sono proprio attratte dalla cultura e da vivere in contesti che hanno una valenza paesaggistica, sia del paesaggio naturale che paesaggio culturale, abbastanza attrattiva. Questo è quanto rapidamente ho voluto sintetizzare dalle linee guida del Recovery Plan. Perché abbiamo voluto sottolineare questa parte? Perché le risorse aggiuntive che arriveranno saranno importanti, prima di tutto, saranno nuove e poi queste linee guida condizioneranno anche i bandi tradizionali classici delle regioni.
e dei ministeri che comunque tenderanno a convergere in questo ambito. Questo anche perché uno dei problemi che la pubblica amministrazione italiana avrà sarà la rendicontazione a fini PNRR delle spese sostenute. Che cosa significa? Che ciò che si fa deve essere in qualche modo afferibile, rendicontabile con quello che è previsto dai piani di spesa dell'Unione Europea. L'Unione Europea ci controllerà, ci monitorerà e ci finanzierà a condizioni che riusciamo a fare le cose che abbiamo promesso e che loro ci hanno chiesto. Quindi, più possibile si andrà in questa direzione, sostanzialmente, di un trattamento di questi temi, I generali. beneficiari e i meccanismi di accesso ai bandi o quelli che sono, che saranno. Come avete visto, c'è un livello nazionale dove alcuni progetti saranno del ministero, dei ministeri, quindi il ministero, il MIBAC, dovrà fare la piattaforma nazionale. Ma, come avete visto, poi si prevedono misure e interventi a livello locale, in particolare nei borghi. I soldi non sono ancora arrivati e pensate che soltanto Brunetta ha previsto di mettere, mi sembra, 3.000 persone solo per la rendicontazione. Quindi è un processo complesso che avrà bisogno di alcuni mesi per avviarsi e avrà bisogno di alcuni anni. Ci sarà una corsa anche da parte di tutte le pubbliche amministrazioni per spendere questi soldi, paradossalmente, e spenderli però nella modalità complessa e impegnativa che l'Unione Europea chiede. Su questo piano, diciamo, anche della forma di distribuzione di queste risorse, abbiamo visto quindi sicuramente un livello nazionale, ma sicuramente anche un livello locale. Borghi, avete visto, molte più volte ripetuto questo termine, quindi bisogna a questo punto andare oltre questa prima fase, che è proprio quella introduttiva che ho fatto oggi, e seguire l'evoluzione della macchina organizzativa che sta per essere costruita e è in fase di costruzione, che sicuramente creerà un sistema di distribuzione appunto anche capillare di queste risorse. Però è anche possibile che alcuni progetti locali possano alzare la manina e dire perché non diventiamo un paradigma anche su scala nazionale e quindi, per esempio, assurgere a questo compito, a questa possibilità. Qui possiamo anche entrare magari nel merito di alcuni esempi che possiamo fare, quindi magari capire come attraverso degli esempi specifici magari è possibile toccare le parole chiave che il PNR ci propone e fare dei progetti che siano compatibili con questo tipo di approccio. Io ho ricevuto del materiale dal Museo dei Fenomeni Migratori, magari se vuole prendere la parola e dare una spiegazione di quanto state prevedendo. Scusi, Carraro, io volevo però completare il discorso. Cioè, supponiamo che il sistema museale lucchese, cui appunto la fondazione che cresce capofila, insomma noi tutti, decidessimo di presentare un progetto sul PNRR. Siamo un soggetto, diciamo così, costituito formalmente, però non siamo un ente pubblico, siamo un insieme di figure, di soggetti con organizzazioni giuridiche, eccetera, abbastanza diverse. Questi fondi, cioè il PNRR, rivolto esclusivamente agli enti pubblici oppure possono anche forme diverse, aggregative, partecipare? E lei in qualche maniera ha detto che la macchina la stanno per costruire, ma insomma, ecco, per avere qualche indicazione per poter dire possiamo cominciare a metterci la testa su queste forme di finanziamento o no? Consiglierei di fare un passaggio a livello ministeriale, cioè di comunque contattare il livello centrale, perché è ovvio che esiste comunque un fenomeno a cascata, per cui i soldi arrivano all'Unione Europea, c'è il governo, a questo punto direi proprio lo stesso Draghi, che ha già creato un commissario che vigilerà affinché i ministeri si attivino e creino delle strutture organizzative e dei sistemi anche per poter investire i soldi, evidentemente, e poi però anche sicuramente c'è la distribuzione che avverrà in un momento immediatamente successivo, ma sicuramente pianificato a livello capillare, cioè quel famoso discorso dei borghi vi vedrebbe comunque coinvolti. Io non conosco la natura giuridica di tutti i vostri musei, evidentemente. Ci saranno musei che sono di natura esclusivamente pubblica, alcuni magari sono comunali, alcuni potrebbero essere anche regionali o nazionali o provinciali, alcuni potrebbero essere anche dei soggetti privati. Comunque, se avete letto nei passaggi del PNRR, addirittura risorse verranno date alle delle start-up private. Quindi, non solo
vengono date ai ministeri, agli enti pubblici di diritto pubblico in senso proprio, ma direi sicuramente a tutto l'ecosistema, quindi anche al sistema parapubblico, o addirittura arriveranno anche alle start-up e delle attività private, sotto varie forme, evidentemente. Siamo all'inizio di un percorso, non possiamo ancora essere troppo precisi e dettagliati su questi aspetti, però è molto chiaro che le risorse arriveranno, saranno ingenti, e è anche chiaro che saranno gestite prima di tutto a livello centrale. Quindi io darei priorità a progetti in questa fase che possono in qualche modo destare l'attenzione su scala nazionale. Per esempio, il museo di cui parlavamo, quello dell'emigrazione, evidentemente è un museo che potenzialmente tocca dei temi che oggi rappresentano anche l'inclusività sociale, ad esempio, sappiamo benissimo, non tanto come emigrazione degli italiani, ma come presenza degli altri figure all'interno del nostro territorio, ma toccano anche i problemi comunque dei giovani, cervelli in fuga, diciamo, questi fenomeni qua. Quindi un progetto che renda questo tema un tema nazionale, legandolo a un soggetto locale, questo museo, che però a questo punto, come dice anche il PNRR, si digitalizza, si rende accessibile e si rende un contesto che supera la dimensione locale. Questo sarebbe un esempio di come si potrebbe alzare la manina e dire: noi avremmo un'idea che potrebbe essere finanziata, che è locale, in un borgo, si trova in una località marginale, in fondo rispetto ai grandi flussi turistici, però può essere un tema di interesse nazionale e può anche andare a toccare i temi della sostenibilità, della inclusività, che sono stati ribaditi all'interno del PNRR. Cioè io farei un progetto che andrebbe a toccare delle parole chiave e lo sottoporrei direttamente a livello nazionale in questa fase, se esiste il canale per poterlo fare. Sì, mi perdoni, c'è una domanda anche nella chat che riguarda proprio il concetto di borghi, no? Sì. Viene chiesto qual è la definizione, diciamo, se esiste chiara, di borgo e di area di sviluppo. Io qui ricordo, siccome viene chiesto a livello legislativo, ricordo io che esiste una legge della 158 del 2017 che ha riguardato i piccoli comuni e il restauro di centri storici e immobili, e quindi diciamo viene presa spesso a riferimento come una normativa che riguarda proprio i borghi e i piccoli comuni. Però rivolgo anche a lei questa domanda. Allora, le indicazioni del PNRR in realtà sono abbastanza chiare nelle linee generali, ma non di dettaglio. Cioè, se da una parte si citano i borghi, e quindi sicuramente si fa riferimento ai fenomeni che lei ha detto, quindi a questa definizione di borgo, tuttavia si citano anche tutte le aree marginali, quindi le aree come le isole minori o le periferie, si cita, o le aree rurali, si citano tutti questi elementi. Quindi l'idea di fondo è comunque considerare le aree non urbanizzate o altamente urbanizzate, non metropolitane, diciamo, come aree svantaggiate, devono essere sostenute. Quindi direi che da questo punto di vista tutto il territorio lucchese potrebbe rientrare in questo tipo di scenario, sia in quanto borghi che anche come aree rurali o comunque non al centro dei flussi turistici. Paradossalmente verrebbero svantaggiati dal PNRR le aree che sono già molto oggetto di overtourism. Pisa, ad esempio, sarebbe un problema, o comunque dovrebbe ripensarsi perché non è sostenibile come modello, sostanzialmente, no? Mentre Lucca è già un tema diverso. Quindi io direi che da questo punto di vista non dobbiamo intendere il termine borgo in senso, come dire, lessicalmente pregnante, ma tutto il concetto di fare una destagionalizzazione e una delocalizzazione dei flussi turistici e di visita. Questa è proprio l'indicazione di fondo che si legge nelle indicazioni del PNRR. Quindi io direi, se vogliamo cominciare questa fase di workshop, io ho ricevuto la documentazione che mi ha girato sulla planimetria del Museo della Migrazione Italiana, giusto? Che prevede un'area nuova, quasi un raddoppio dell'area espositiva sostanzialmente, e nella planimetria che ho ricevuto si vedono già delle indicazioni abbastanza precise, cioè mi sembra che si percepisca un progetto abbastanza dettagliato. A che punto siete adesso con questa, diciamo, formulazione? Da un punto di vista, diciamo, più propriamente criteri di allestimento sono quelli che abbiamo indicato e ho indicato anche nella breve relazione che le ho allegato, cioè noi sappiamo, abbiamo organizzato un percorso
del primo allestimento, che era un percorso di tipo classico, e per il senso classico intendo appunto le vicende dell'emigrazione, cioè si parte da una situazione di estrema povertà, si decide di emigrare, si va a prendere il passaporto, si fa il viaggio, si va nei nuovi paesi, ci sono gli scontri e gli incontri, e alla fine insomma diciamo si analizza un percorso in una maniera molto classica. Questo diciamo era l'idea dell'allestimento che è stato fatto all'inizio degli anni 2000, quando anche il problema migratorio era letto e studiato più da un punto di vista storico più che gli aspetti della contemporaneità. Il percorso che io propongo invece è un percorso che capovolge completamente il sistema di lettura, cioè partire da una forma anche emozionale che coinvolge il visitatore e lo fa rendere consapevole di una possibilità di essere coinvolto in una società sempre più complessa, multiculturale, in cui diciamo è difficile anche certe volte riconoscere quelle sicurezze culturali che erano c'erano proprio fino a pochi anni fa, e ripartire da lì questo percorso, cioè cominciare a dire: noi ora viviamo questa dimensione, che però è comunque stata una dimensione che storicamente migrare è sempre stato proprio della nostra realtà, abbiamo iniziato questo percorso alla rovescia, ovvero sia che noi non possiamo praticamente essere figli di una dimensione statica, ma soltanto di una dimensione dinamica. E quindi ecco che noi vogliamo che la storia dell'emigrazione sia per noi una chiave di lettura per capire le dinamiche attuali. Per le dinamiche attuali intendo appunto anche la complessità dei rapporti che ne conseguono. E quindi trovare in queste forme di conoscenza, anche perché non possiamo parare, diciamo, le migrazioni, e quindi non possiamo opporci, dobbiamo trovare i sistemi, delle chiavi di lettura per trarne degli elementi di arricchimento invece che degli elementi di scontro. Questo è un po' il senso che un museo dell'emigrazione ha oggi, al di là del fatto che noi abbiamo la fortuna di conservare un patrimonio documentario eccezionale, perché siamo la raccolta di documenti sulla storia dell'emigrazione italiana più ricca che c'è al mondo. Si pongono vari temi, diciamo, che possono essere sviluppati. Da una parte il fatto che un museo digital, cioè fisico e digitale, offre la possibilità di avere più livelli espositivi. Cioè, mentre un livello fisico, esclusivamente fisico, ci impone di avere determinati reperti che, come dire, occupano uno spazio e lo riempiono, e quindi non posso aggiungere, diciamo, altri oggetti fino a un limite che lo spazio stesso mi consente, un museo digital, cioè fisico e digitale, consentirebbe di aggiungere anche in modo ad libitum infinito potenzialmente dei contenuti. E faccio un esempio: se la vostra documentazione è totalmente centrata o quasi totalmente sull'emigrazione italiana, si potrebbe però, come dire, creare una specularità digitale con i fenomeni che oggi si colgono della immigrazione in Italia. Sono delle tematiche che voi avete già trattato, tra cui New York, l'arrivo a Ellis Island, l'integrazione, l'intolleranza, eccetera. Sono temi che sono tutti letti dal punto di vista della immigrazione italiana. Tuttavia possono essere tutti letti anche dal punto di vista di una specularità con l'immigrazione oggi di altri paesi in Italia. Quindi, e questo però potrebbe essere una componente che viene trattata dal punto di vista anche digitale. Potrebbe essere un percorso di lettura, ad esempio, questo. Le volevo fare una domanda. La componente allestitiva a che punto è della progettazione? Perché vedo che sono già state identificate la strada di New York, la famiglia, le lettere, l'intolleranza. Ci sono già, avete già fatto un percorso abbastanza avanzato. Sì, abbiamo anche già del materiale iconografico che praticamente ci discende poi da altre iniziative ed eventi, mostre, compagnia bella.
Noi il nostro problema è ora più, diciamo, tecnico, amministrativo. Volevo dire che noi abbiamo lavorato molto su quel tema che lei affrontava, cioè sul tema della immigrazione, certo, raccogliendo immagini, testimonianze, eccetera, così come abbiamo anche lavorato sul tema degli expat, cioè delle giovani generazioni che sono andate all'estero, producendo un filmato che è stato anche trasmesso su Mediaset, cioè proprio su questa e su queste nuove forme di migrazione. Quindi noi abbiamo anche testimonianze, video di vecchi migranti, foto d'epoca, eccetera, ma abbiamo anche documentato e stiamo cercando di documentare la realtà attuale. Però per rispondere più precisamente alla sua domanda, noi abbiamo un po' di risorse accantonate, abbiamo già del materiale, anche video, audio e materiale vero e proprio a disposizione, però non abbiamo ancora fisicamente la disponibilità dei locali. È chiaro che quello che noi interessa è fare una cosa, diciamo, emozionale, coinvolgente, cioè nel senso il tema si presta anche, e quindi cercare appunto di trovare un coinvolgimento diretto attraverso delle soluzioni multimediali, attraverso delle immersioni, eccetera, in questa realtà. Noi crediamo che debba essere un museo essenzialmente emozionale. Noi abbiamo migliaia di documenti, però ne esporremo pochissimi, cioè alcuni significativi, giusto per far vedere e toccare con mano l'emozione anche del documento antico, però ci rendiamo ben conto che è il coinvolgimento in queste vicende. Lei citava prima il discorso del naufragio, noi abbiamo, voglio dire, abbiamo fatto alcuni anni fa una mostra in cui si mettevano le foto dei barconi di Ora, dei naufragi di Ora, insieme alle immagini della Domenica del Corriere del secolo scorso, con il naufragio della contessa Matilde, del Sirio, Compagnia Vella, e quindi diciamo... Però ecco, quelle sono situazioni che, se ben studiate anche dal punto di vista multimediale, si prestano alla realizzazione di cose con grandissimi coinvolgimenti emotivi e quindi anche roba di molto, molto effetto, insomma. Facendo un'analisi del vostro museo specifico, direi che voi avete un enorme potenziale nazionale e internazionale. E paradossalmente il fatto che si trovi a Lucca, il museo, è un limite. Ma in qualunque luogo si trovasse, diciamo, no? Nel senso che il tema che voi trattate, i documenti che voi avete, che sono peraltro in gran parte, a mio avviso, penso, già digitalizzati o comunque digitalizzabili fondamentalmente, sono temi di interesse nazionale. E quindi io mi ricollegherei a questa pagina del PNR che dice: le misure di ripristino e rinnovamento del patrimonio fisico-culturale saranno accompagnate da un programma di digitalizzazione volto a virtualizzare, con approccio standard ispirato alle migliori pratiche internazionali, il patrimonio culturale e turistico. In questo modo, da un lato, si garantirà un accesso universale alle opere d'arte e dall'altro si abiliteranno iniziative di approfondimento e di divulgazione innovative. Cioè, io consiglierei di pensare a un museo virtuale dell'immigrazione come progetto nazionale, cioè vi fate promotori di un progetto che va oltre il territorio locale e che può diventare un servizio accessibile da tutte le scuole italiane, per affrontare un tema che comunque tutte le scuole devono oggi toccare con mano, che è quello della integrazione degli immigrati e comunque anche, perché no, dei giovani che vanno all'estero. Lo stesso Erasmus oggi è comunque una anticamera di un futuro processo migratorio, cioè in quarta liceo molti ragazzi di fatto stanno già iniziando un percorso che poi si tradurrà molte volte anche in un abbandono del nostro suolo nazionale. Quindi questo tema, diciamo, è molto forte nel mondo scolastico, a mio avviso, e potrebbe essere interessante, per esempio, creare un museo virtuale online con un'offerta articolata. Ad esempio, immaginiamo un pacchetto che sia: ti offro a te scuola la possibilità di entrare e fare la visita virtuale autonomamente. Quindi immaginiamo una classe in cui l'insegnante entra e fa la visita virtuale del museo facendo una sua lezione. Come? Lo può fare in due modi: o in classe fisicamente con la LIM, quindi con un proiettore sostanzialmente, che però si collega al vostro sito, oppure lo fa attraverso la didattica a distanza
quindi con anche i ragazzi remotizzati. Ok? Una terza modalità, secondo me interessante, è la seguente: offrire un servizio di visita guidata virtuale, dove la visita guidata al museo viene fatta da voi, da un vostro, una vostra guida, che chiaramente in un contesto di un pacchetto offre la possibilità di avere un esperto che ti fa fare la visita virtuale al museo, che però può essere pacchettizzata almeno in tre modalità. La prima modalità è visita guidata isolata, come tale, virtuale, solo virtuale. A questo punto è una specie di lezione che però è fatta attraverso una virtualizzazione con due modalità, quindi. Nel caso, facciamo il caso di una scuola di Erice o di Catania, è abbastanza remota la possibilità che la scuola poi faccia un viaggio per visitare questo museo. Quindi in quel caso, ma potrebbe essere anche una scuola di Bruxelles oppure di Madrid, questa visita viene effettuata in modo puramente virtuale ed è costituita da due fasi. Una fase in cui io compro il pacchetto visita guidata, c'è un esperto che mi fa la visita e poi i ragazzi entrano autonomamente nel museo e fanno loro la visita virtuale. Quindi una fase doppia, immersiva, comunque immersiva, in cui in una prima fase attraverso Zoom, Webex o altri sistemi la scuola si collega, fa la visita, l'insegnante può anche partecipare, fare domande, c'è una parte anche, come dire, di collaborazione, di partecipazione, e poi i ragazzi possono loro entrare nel museo e magari fare delle esperienze interattive direttamente in questa parte virtuale. Primo pacchetto. Secondo pacchetto, la possibilità di avere, oltre a questa offerta, anche il biglietto fisico. Sono una scuola di Genova, sono una scuola di Parma, sono una scuola di Firenze, quindi ho la possibilità realistica di fare una visita in giornata al museo. Dopo aver fatto la visita virtuale, organizziamo la visita fisica. Questo vuole anche dire che i due contenuti non saranno identici. Cioè noi avremo una visita virtuale che sarà leggermente diversa rispetto alla visita fisica. Non deve esaurire la visita fisica, evidentemente. E quindi una scuola può comprare solo il pacchetto digital oppure il pacchetto digital, fisico e digitale insieme. Terza possibilità, oltre la visita, un approfondimento, magari in classe, dopo la visita, con dei test e magari una forma di gamification che consente di avere un'ulteriore fase successiva, che è quella proprio anche dell'approfondimento e di una fase di studio di questo tema. Quindi una piattaforma che risponderebbe perfettamente alle indicazioni del PNRR, virtualizzare, digitalizzare, per creare un accesso universale e nuovi tipi di servizi. Evidentemente questo progetto si integra anche con degli interventi fisici che vengono fatti nel museo, però, come dire, per la natura del vostro contenuto, a mio avviso, sarebbe uno spreco non davvero offrirlo in una chiave digitale, quindi online, questo contenuto, perché avete un potenziale di notevole di, come dire, remotizzazione del contenuto stesso. La parte virtuale potrebbe poi servire anche per arricchire il museo fisico, cioè se è vero che nel museo fisico voi avete previsto dei reperti, delle immagini, delle riproduzioni che vanno anche a stampa, immagino, comunque a schermo, e quindi occupano, diciamo, delle aree fisiche, è anche vero che attraverso delle modalità che può essere anche semplicemente dei QR code su smartphone o altri sistemi molto semplici, il visitatore può espandere la sua visita fisica nel museo con contenuti correlati. Per esempio, io posso avere l'esempio dicevamo prima, del naufragio del storico italiano di cui avete documentazione, e però ho una parte aumentata, integrata, che sono gli attuali naufragi dei migranti, che può essere anche un contenuto non esposto fisicamente ma sovrapposto, diciamo, virtualmente al museo stesso. Quindi secondo me il fatto di elaborare anche un contenuto digitale esterno può poi consentire anche di arricchire l'esperienza del museo fisico anche per chi ci entra senza neanche aver fatto il percorso virtuale, evidentemente, no? Questi sono degli spunti, diciamo. In questo caso una piattaforma di questo genere, che è una piattaforma, diciamo, di visita virtuale strutturata per la didattica a distanza sostanzialmente, però magari fatta anche in classe, dove cosa c'è a distanza? Il museo è a distanza, è a Lucca evidentemente, ma la classe rimane a Catania, fa la visita guidata connessa al museo, la guida gli fa fare la visita e poi i ragazzi virtualmente possono entrare. Alcuni di loro poi, quando andranno in Toscana, verranno anche a visitarlo fisicamente.
oppure se la scuola è a distanza più ravvicinata, questa visita virtuale è un'introduzione che servirà poi alla visita fisica. Io, per esempio, per il tipo di contenuto che voi avete, punterei, e questo tipo di esperienza di piattaforma potrebbe essere il paradigma di qualcosa che si sviluppa a livello nazionale. La stessa rete museale di Lucca potrebbe offrire la piattaforma per realizzare questo tipo di pacchetto. Per piattaforma intendo tecnologia, format, modalità, anche metodologia per sviluppare questo tipo di pacchetto, di offerta. È una nuova offerta museale, quella di cui stiamo discutendo, evidentemente. Non è qualcosa di esistente. Questo, per esempio, è. Se poi vogliamo invece entrare nel merito delle singole installazioni, è chiaro che guardando la vostra pianta si percepisce che, ad esempio, quest'area di New York è un'area immersiva, cioè dove già avete in qualche modo voluto creare un contesto di a 360 gradi emotivo, evidentemente. Sì, ci sono delle ricostruzioni di ambiente, praticamente, sì. Avete già fatto un piano di dettaglio? Da un punto di vista realizzativo o concettuale? Tutte e due. Allora, da un punto di vista concettuale, sì, abbiamo i testi, abbiamo i materiali, insomma, comunque magari li affiniamo, così come abbiamo registrazioni, filmati, eccetera. Da un punto di vista esecutivo, diciamo vero e proprio, siamo ancora un po' indietro, perché insomma, ripeto, attendiamo di poter accedere proprio negli spazi e di poter incominciare a fare video, le specie di simulazioni, ecco. Insomma. Guardi, in realtà, questo problema che voi avete della temporalità di realizzazione del museo fisico mi ricorda altri casi che abbiamo avuto in cui abbiamo paradossalmente realizzato proprio l'anno scorso con il problema Covid. Moltissimi non hanno potuto far entrare persone nei musei, non hanno potuto inaugurare nuovi musei perché sarebbe stata una follia, non era neanche consentito. Quindi cos'è successo? Che il museo virtuale, quello online, ha anticipato temporalmente quello fisico. Certo. Certo. Per diventandone anche il promotore da un certo punto di vista. Certo. E quindi da questo punto di vista quell'idea che le ho spiegato, che secondo me potrebbe essere interessante, tra l'altro il pacchetto di visita guidata potrebbe essere offerto alle scuole, ma anche a gruppi, associazioni, famiglie, cioè non è che necessariamente è offerto solo alla scuola, evidentemente, no? Se voi oggi andate per esempio sul Museo degli Ori di Taranto, vedrete che il tour guidato, il tour virtuale, è sotto la base di un'offerta libera, però a pagamento. Quindi c'è anche l'idea di un ticketing, cioè di un prodotto museale nuovo che è puramente digitale. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere interessante anche costruire un pacchetto del digital, digital con più modalità, soprattutto penso al turismo scolastico per il suo tema, ma non solo, evidentemente, e si potrebbe candidarlo come paradigma su scala nazionale. Cioè, quanti musei potrebbero utilizzare questa soluzione oltre al suo? È un paradigma potenzialmente replicabile. Guardi, mi viene in mente, è collegato con noi il Museo del Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema, per esempio, che quello è un tema che sarebbe... Anch'esso. Su cui, insomma, diciamo, la piattaforma potrebbe essere la stessa. Diciamo, ma anche un museo del risorgimento, il tema risorgimentale, no? Comunque un tema che interessa a tutti, cioè che poi sia a Lucca o che sia a Canicattì o a Erice non è molto rilevante, è più un limite. Noi dobbiamo liberarci delle catene, no? della località, in questo caso il digitale, come dice il PNR, deve essere un'occasione di universalizzazione, no? Del nostro contenuto, chiaramente non deprimendo, depauperando il luogo fisico, ma semmai promuovendolo e creando nuove opportunità. E creando anche un modello economico diverso. Lei potrebbe, immaginiamo anche quante persone potrebbero poi essere impegnate e anche remunerate per fare le visite guidate virtuali a distanza per le scuole, nell'ambito di pacchetti. Quindi stiamo anche inventando una nuova professione. Cosa fai? Faccio la visita, la guida museale, ma la faccio a distanza. Anche a distanza. Anche a distanza. Anche a distanza. Poi se invece vogliamo entrare nel dettaglio delle singole installazioni e allestimenti, è un tema che però ci porterebbe un po' lontano, preferirei occupare il prossimo tempo magari affrontando qualche altro caso che magari certamente. Ci viene sollevato, no? Però intanto io credo che un'idea come questa, se la strutturiamo un attimo, può essere sottoposta anche a livello ministeriale dicendo la rete museale di Lucca propone una piattaforma applicata al museo dell'immigrazione che può essere sviluppata e risponde a questo obiettivo del PNRR e si mette proprio
le parole chiave, no, che devono essere citate, e noi vogliamo creare una piattaforma che possa poi essere utilizzata su scala non solo nostra, locale, da più musei, ma anche su scala nazionale. È un esempio di come io tenderei a approcciare oggi il PNRR. In altri casi, invece, avremmo qualcosa di molto più locale. Vediamo, il nostro Museo Italiano dell'Immaginario Folclorico, ci sono tantissimi racconti delle varie regioni italiane, racconti di vita. Mi sembra che la vita virtuale sarebbe utile. Certo, anche qua, no? Vede come l'immaginario folclorico avrebbe un analogo trattamento, così come l'immigrazione, e se in questo caso la raccolta di temi è, diciamo, delle varie regioni italiane, è un limite il fatto che si trovi in Toscana, evidentemente, no? Quindi superiamo questo limite, virtualizziamo e poi però facciamo in modo che il pacchetto completo comprenda anche la visita al museo fisico. In diversi casi questo paradigma sarebbe applicabile, come in caso di Stazzema, la resistenza è un tema di interesse nazionale, no? Chiaramente. Quindi abbiamo il risorgimento, anche il risorgimento, cioè, no? Quindi questi sono casi in cui questa idea che abbiamo discusso potrebbe essere applicata. Intanto vi faccio una panoramica del complesso, perché noi abbiamo alcune problematiche comuni a un complesso di almeno 4 edifici con funzioni diverse, e alcune problematiche sono inerenti a alcuni ambienti. Tanto le presento un attimino il complesso. Questa è la veduta all'esterno della cattedrale, che è l'edificio attrattivo principale. E andando avanti c'è la cupola del secondo edificio, che è il battistero con lo scavo archeologico sotto. Il museo è questo qui a fianco alla facciata. E ovviamente il campanile, che va da sé che ha problemi di accessibilità, perché è un campanile, insomma, c'è 217 scalini, quindi questa è un'immagine bruttissima, vecchia, però si vede l'edificio, il complesso, e davanti l'altra struttura. Ecco, le problematiche, tra virgolette, comuni, sono quelle che fino adesso, per colpa di nostra, nel senso, l'ambiente è percepito come la cattedrale, poi in più, se volete, c'è il museo della cattedrale, si può fare un salto al campanile, e se avanza tempo, volendo, c'è anche lo scavo archeologico, che non si sa come mai è sotto una chiesa inerente alla cattedrale. Ecco, ora noi negli ultimi anni stiamo portando avanti un concetto di narrazione comune. Cioè, non esiste la Chiesa più questo, è un'unica storia, la storia del cristianesimo, se vogliamo, a Lucca, dei legami con la città, con i mercanti e con il territorio, che si sviluppa attraverso 4 ambienti. Questo è quello che vogliamo raccontare noi, queste sono linee da seguire per quanto riguarda la nuova pannellistica, insomma, diciamo, la nostra linea editoriale, se si può dire così. Il problema dal punto di vista della gestione dei flussi, abbiamo una gestione interna noi, perché ripeto, è che in cattedrale a pieno regime arrivano 1200-1500 persone al giorno, e al museo e all'area archeologica veramente molto molto poche. Quindi la cattedrale è un ambiente molto vasto, però abbiamo un flusso in cattedrale come attrattore principale, ma sembra quasi l'unico. E quindi abbiamo l'esigenza di portare turisti e far capire, appunto, ripeto, che la narrazione prosegue in altri ambienti. Quindi, dal punto di vista di marketing, abbiamo bisogno di creare attrattori in questi due ambienti principali. Queste sono alcune esigenze comuni. Altra esigenza che noi sentiamo particolarmente è quella della mediazione culturale, nel senso che noi abbiamo simboli come il labirinto, famosissimi, abbiamo il volto santo, legati a leggende. Beh, noi ci sentiamo in dovere di fornire al visitatore un approfondimento e anche la possibilità di scegliere come approfondire, cioè fare un po' da filtro. Guardate, questo è una leggenda, questo invece sono le ipotesi scientifiche, non necessariamente univoche, ci possono essere più spiegazioni anche opposte, però queste sono di valore scientifico. Sul sito abbiamo fatto delle videopillole, una bibliografia, insomma, stiamo cercando di dare una sezione in cui il visitatore possa approfondire. Altra, esigenza comune è quella della didattica. Noi abbiamo degli operatori di didattica,
hanno lavorato principalmente con le scuole. Noi facevamo prima del Covid dei percorsi. La cattedrale e i nostri ambienti si prestano a più percorsi. Uno è incentrato sul pellegrinaggio, un altro sul romanico, un altro sui personaggi come l'area del carretto, un altro sui mercanti, un altro sui quadri. Ripeto, percorsi sia in cattedrale che in città, che coinvolgessero anche la città. E li facevamo così, una lezione in classe, che presumo sia facilmente sostituibile con quella online, l'abbiamo già fatto in realtà, corredata però da una dal vivo con un piccolo laboratorio per i più piccoli, perché pensiamo che attraverso la modalità si possa fissare meglio i concetti, o delle schede di verifica dal vivo da fare appunto per le scuole, e diciamo si concludeva in classe con delle piccole dispense per gli insegnanti, se volevano approfondire le nozioni, e ho appunto schemi di verifica. Ecco, ora noi l'esigenza è quello di portarlo online, però anche lì mantenendo le nostre professionalità. Cioè non vogliamo che sia l'insegnante a fare il tour, ma vogliamo che sia mediato dai nostri operatori. Un po' per questa esigenza di veridicità scientifica, diciamo, che per noi è molto sentita, un po' per la possibilità di dialogo, perché secondo noi funziona bene se fanno domande, se fanno risposte. Noi stessi, come didattica, li facciamo delle domande per stimolare anche alcune riflessioni. Ecco, per noi, per come la concepiamo noi, funziona così, quindi con un'interazione. Quindi cerchiamo modi in questo senso. Avrei due domande. Sì. La prima è la natura dei reperti del museo. Che cosa viene esposto? Ve lo faccio vedere. Il museo ha problemi di accessibilità, come vede, per preservare, qui si intravede marcata, le strutture storiche che vanno da... È un accorpamento di più edifici, da una casatore del 200 a un oratorio cinquecentesco fino a quelli che erano i magazzini dell'opera. Quindi abbiamo scale in metallo che si appoggiano alle strutture con questi supporti di metallo. Abbiamo una nuova pannellistica che prevede appunto, anche grazie a una foto, il rimando in cattedrale. Questo poi è una musealizzazione che è molto particolare perché ha dei manoscritti. Qui abbiamo la sezione manoscritti. Ogni 3 mesi dobbiamo cambiare i manoscritti e per 2 anni non possono tornare per esigenze di conservazione. Certo. Un manoscritto che per 3 mesi rimane aperto su un'unica pagina, chiaramente, che non certo. Si può sfogliare. Noi in realtà abbiamo le foto di ogni miniatura di questi manoscritti. Quindi abbiamo appunto anche lì l'esigenza di poterlo far sfogliare, diciamo, e abbiamo anche già le immagini, quindi basta lì appunto un supporto per sfogliare. Si può anche eliminare Emateca perché data rotazione conviene che siano pochi manoscritti alla volta. Questo è un altro pezzo della sala. Alcuni pezzi, per esempio abbiamo il tesoro del volto santo, cioè con cui viene addobbato questo crocifisso reliquario che è in cattedrale. Abbiamo appunto reficerie, abbiamo cofanetti, abbiamo materiale archeologico bizantino, abbiamo quadri, tele, affreschi staccati, abbiamo tessuti, reficeria, e abbiamo statue in pietra che erano sull'esterno della cattedrale, quindi molto vario. Lo scavo archeologico? Ecco, è quello che mi interessava maggiormente perché ha grossissimi problemi di accessibilità perché è sottoterra e uno pensa ai disabili, ma anche un claustrofobico non ci scende, ecco. Il San Giovanni, ho anche alcune cartine del museo, ma all'interno è una chiesa, si è mantenuto il pavimento della chiesa, la possiamo utilizzare per conferenze, per concerti, c'è un pianoforte e è musealizzata anche le tele, non ci sono ancora, ma alcune tele sono state ricollocate. Ma non è una chiesa consacrata? No, non è ad uso liturgico, il che ci consente una musealizzazione visiva che in cattedrale non si può fare, è sempre accessibile, cosa che la cattedrale per esempio no, perché quando c'è la messa, ci sono processioni, ci sono eventi liturgici che prevedono la chiusura della cattedrale e quindi l'accesso solo ai fedeli, ecco, mettiamola. Certo, così. Al pubblico, chiuso ai turisti, diciamo. Esatto, esatto, esatto. Questa è una piccola cartina, qui si vede appunto la chiesa, e in alcune zone si aprono sul pavimento queste, chiamiamole finestre, in realtà è tutto aperto, con le scale per scendere sotto. L'intero pavimento della chiesa è uno scavo archeologico musealizzato. Questa è la cupola del battistero, anche per capire gli spazi, avete visto all'esterno, ecco questo. Ora, anche un archeologo, ma figuriamoci un profano, non è molto leggibile. Come faccio a distinguere che questa è una cripta con colonne del X secolo e questo è un muro di una terme romane a cavallo del primo secolo? Quindi lasciamo perdere i cartellini indicativi perché sono una cosa aberrante. Sono le scale per scendere e qui si vede appunto questa ampia finestra del pavimento in cui si può affacciare sullo scavo prima di scendere. Ecco, il disabile si può affacciare allo scavo, ma chiaramente
non può scendere. Quindi forse in questo caso qui si presterebbe anche probabilmente lo spazio per un televisore, un'installazione che permetta a chi è entrato chiaramente, quindi chi ha pagato il biglietto, di fruire dello spazio sotto senza scendere. Questa è la televisione all'alto. Qui altre visioni delle strutture tramite le passerelle, siamo sotto, tramite le passerelle. Quindi anche qui la gestione dei flussi, perché in queste passerelle col Covid più di 8-10 persone non è il caso. Quindi, e il fatto della leggibilità di questi resti, questa colonna cos'era? Ripeto, quindi noi abbiamo delle piante di fase, ma può capire la complessità di questa pianta di fase, ogni colore è una fase, e anche con la cartina davanti non si riesce a leggerlo senza una guida. Quindi questo è il nostro problema, sia l'accessibilità sia la fruizione, perché è bello, ma se non capisco cos'è, la fruizione almeno culturale ne è limitata, se non impossibilitata, secondo il mio modo di pensare. Ecco, questo è il problema principale. Una domanda ancora volevo farle. Il target vostro, in che misura sono italiani, stranieri, cristiani e non cristiani? No, perché questo è un aspetto non secondario. Il target è variegato, comprende tutto. Abbiamo, ma principalmente non cristiani, nel senso cattedrale, ma li faccio vedere la cattedrale così almeno ha delle attrattive come il Volto Santo, l'area del Carretto, che sono internazionali e sono un Tintoretto, cioè è storia dell'arte, insomma, è un monumento. Cristiani non particolarmente. C'è un flusso di pellegrini, quello sì, per il Volto Santo. Il turismo spagnolo è molto legato all'attività religiosa, è sudamericano soprattutto, è molto famoso in Sud America il Volto Santo. Turismo è internazionale, americani. Ora, questo prima del Covid. Con il Covid sono molto aumentati il turismo regionale, faccio weekend a Lucca e lo guardo, il turismo italiano, anche grazie al servizio del TG1, le nuove datazioni sul Volto Santo hanno avuto un certo risalto, e internazionale, però europeo. Ecco, il Covid ha tagliato fuori essenzialmente americani, australiani e neozelandesi, che erano molto presenti. Non mi chieda perché, ma erano molto presenti. Ma i tedeschi riescono ad arrivare lo stesso. Arabi e cinesi? Allora, i cinesi vengono... Giapponesi? Cioè, ecco, sì. Ecco, loro è un turismo, non che non ci interessi, per carità, insomma, è un turismo mordi e fuggi, in gite essenzialmente di locuste, nel senso, lo chiamo io, ma insomma, entrano con l'orologio, hanno 30 secondi per il Volto Santo, vedono quelle cinque cose lì. Probabilmente se noi avessimo approfondimenti non penso che si fermerebbero a vederli, e nell'ambito della città, loro vedono il pomeriggio è dedicato alla cattedrale e basta, e a volte lo scavo archeologico, e vanno via. Sì, sì. I russi, ne abbiamo molti russi, famiglie, quello è un turismo già diverso, si fermano, è familiare russo, ecco, tendenzialmente, sono famiglie di russi. Anche perché so che si sta sviluppando molto, ora, a parte il Covid, una borghesia intermedia, San Pietroburgo, una borghesia, diciamo, commerciale che prima non c'era, non solo grandi ricchi. Adesso, anche per i voli low cost, è più accessibile anche al turista russo medio, ecco. Allora, entriamo nel merito di alcune proposte, perché così riusciamo magari a fare anche un terzo caso. Da quello che ha detto, mi sembra che il punto chiave di emergenza è il potenziamento delle tre esperienze collaterali alla cattedrale. La cattedrale di per sé non ha bisogno di una particolare promozione o spinta, perché è già autoesplicativa e comunque è un punto di forza, eccetera, mi pare. Come spiegazioni ha sicuramente bisogno, non c'è, sì, però certo. Come attrattiva no. Come attrattiva no. Quello che mi verrebbe in mente è che comunque sia il museo che lo scavo, allora possiamo riuscire a potenziarli con un effetto Stargate, cioè questi oggetti e questi elementi sono di per sé interessanti, ma possono diventare degli stargate emotivi e immersivi che hanno un'attrattiva ulteriore. Ovviamente nel caso dello scavo mi sembra evidente che la chiave è la ricostruzione, cioè bisogna comunque dare una chiave di lettura visiva e provare a fare delle ipotesi ricostruttive dei vari livelli, diciamo, dello scavo, in modo tale che ci sia una leggibilità dello scavo stesso. Come rendere fruibile questo dipende, ci sono varie modalità. In generale non avete la possibilità di fare grandi allestimenti in questi contesti, perché gli spazi sono ristretti, già molto occupati, giusto? L'unico contesto che è apribile in quel senso lì e che potrebbe essere, diciamo, la porta del complesso in quel senso lì è il San Giovanni. Lo scavo archeologico che avete visto sopra lo possiamo utilizzare anche in quel senso lì. È l'unico spazio che si può aprire in quel senso. Ci potrebbe essere due o tre cose. Uno, comunque un processo di ricostruzione dello scavo archeologico
che ne valorizzi la resa e diventi uno storytelling visivo, perché oggettivamente è di grandi, molto difficile lettura, oggettivamente. Quindi, quasi possibile. Sì. Quindi secondo me quella è una prima esigenza che io vedrei abbastanza significativa. Come poi può essere resa questa ricostruzione? Si può fare in vari modi? Io penso, diciamo, su due livelli, nel senso, forse anche la fotogrammetria, lasciando in grigio, o scanner 3D, lasciando in grigio e in colore diverso, fase per fase. Sì. Quello lo possiamo fare subito. Abbiamo sì. anche ipotesi ricostruttive di alcune cose, ovviamente. Certo, sì, sì, però parziali, già quelle... Ma sì. Si può fare una realtà aumentata con quelle ricostruzioni, sì, tranquillamente. Sì, sì. Punto di forza del campanile credo che sarebbe la veduta panoramica della città, che sarebbe chiaramente un elemento di grande pregio. Questo oggetto potrebbe essere realizzato con una foto a 360 gradi a altissima risoluzione e potrebbe diventare anche uno strumento di comunicazione dell'intero complesso. Cioè, dall'alto vediamo la città, vediamo l'intero complesso, e quindi voi avete anche un sito web o qualcosa del genere di tutto il sistema? Questa è la sezione video, l'avevo già preparata perché poteva essere. Sì, certo. Alcuni concetti. Un'esperienza di time machine all'interno dello scavo archeologico, quindi la possibilità di leggere lo scavo a più livelli e di averne alcune ipotesi ricostruttive, almeno di alcuni elementi che possono rendere leggibile lo scavo stesso. Questo potrebbe essere realizzato come quindi viaggio nel tempo. Un'altra possibilità è quella di creare un rapporto tra il museo e anche la cattedrale o comunque i luoghi, diciamo, di Lucca. Anche qui creare degli stargate e ricollocare virtualmente le opere nel loro contesto e creare quindi un percorso che dall'opera diventa un target virtuale che mi riporta in certi contesti, magari o che esistono ancora o che sono ricostruiti. Un'altra possibilità è quella di comunque l'esposizione virtuale dei manoscritti, che quella mi sembra fondamentale, nel senso che effettivamente la fruizione dei manoscritti è un elemento difficile da proporre come l'avete proposto, perché poi questo problema della conservazione accentua notevolmente questa cosa, però non mi limiterei allo sfoglio delle pagine, anche perché immagino che siano in latino, greco oppure altre lingue non così facilmente comprensibili. Bisognerebbe scegliere alcune pagine emblematiche e trasformarle un po' in Wunderkammer di altro, cioè riportarci a storie, racconti, cioè creare un po' di storytelling intorno anche alle pagine dei manoscritti o dei manoscritti stessi, perché poi non diamo per scontato che sia così di facile lettura il reperto in sé, anche per il pubblico. Una cosa, la pannellistica che voi state facendo è unitaria per tutte le tre, quattro siti? Lo sarà. Cominciamo da zona a zona e diventeranno tutti uguali. Avete già fatto tutto il progetto della pannellistica? No, solo zona per zona. Ora, per il resto solo del museo. La pannellistica potrebbe essere aumentata o arricchita con dei contenuti virtuali, questo anche nella cattedrale. La cattedrale è un grande attrattore, ma non è vero che è così di facile lettura. Cioè, nel senso che, a parte che oggi siamo in un processo di laicizzazione molto spinta della cultura, quindi se io le dico cos'è un ambone o cos'è un pulpito, non è detto che, o anche una fonte battesimale, non è detto che tutti sappiano che cos'è, evidentemente. Quindi c'è proprio il tema anche di una introduzione. Il giapponese non lo sa. Sicuramente i non cristiani. Quindi questo, per esempio, è un'idea che mi balza nella testa da molto tempo, che è la prima caso in cui, cioè, se io oggi esco, vado in uno stupa buddista o in un tempio induista o in una moschea, non la leggo. Cioè non capisco come è strutturato questo, una sinagoga, e in realtà avrei bisogno di una mediazione che mi racconta proprio la natura degli oggetti che sono presenti in questo, la struttura architettonica, cioè un racconto. Questo sarebbe... Ce l'abbiamo. Sotto forma di video, ma ce l'abbiamo. Ecco, di questi video pillole è lo spazio della cattedrale dal punto di vista simbolico liturgico. Sì, anche tecnico liturgico intendo dire nel senso che come avviene il rito cristiano, perché è stata costruita con un'area presbiteriale, una navata, c'è un'area battesimale, cioè queste aree, soprattutto per il pubblico non occidentale, secondo me potrebbe essere una mediazione interessante, ma in generale... Noi sulla cattedrale di Vercelli abbiamo fatto un lavoro, non so se ve l'ho fatto vedere, sì. Ecco, dove secondo me potrebbe essere interessante questa formula, cioè nella segnaletica introdurre un codice che mi attiva l'immagine sferica del luogo in cui mi trovo, sono nella navata, sono nel presbiterio, sono in una
cripta, sono in una, e attraverso questa immagine degli hotspot che mi fanno capire cosa c'è intorno a me con delle parti interattive. Quindi che potrebbe essere una cosa non invasiva, possiamo addirittura anche escludere l'audio perché sennò in una chiesa diventerebbe molto fastidioso, ma avere soltanto delle didascalie o immagini che creano comunque una chiave di lettura. Però secondo me... Io l'audio lo terrei per la fruizione dei non vedenti. Sì. Comunque sia, quando è accessibile ai turisti non c'è nessun problema a parlare, insomma, diventa uno spazio, diciamo, museale. Va bene, si può usare sia tutte e due, tra l'altro, chiaramente possiamo avere sia la versione parlata che scritta che anche iconica, però mi sembra una cosa interessante, siccome l'ambiente è anche monumentale e immersivo, venire lì a fare... quelle 10 punti chiave in cui voi già mettete le didascalie, cosa prevedete all'interno della cattedrale? Qualche etichetta, qualcosa? I totem che sono al museo, ne metteremo appunto uno all'ingresso, uno è già al volto santo, ma a distante, che sia possibile fare le foto senza includere il totem, certo. Riservato appunto un'area di preghiera davanti, oltre il totem. Quindi il totem è appunto è fruibile, ma è alla giusta distanza per ottemperare queste... E poi sono essenzialmente le didascalie, sì, sulle opere, e probabilmente sì, l'idea... Su un'altra chiesa ho utilizzato il QR code perché almeno limita il testo e dà la possibilità di qualsiasi lingua. No, qui vedremo. Potremmo pensare ad una riproduzione virtuale. Sotto il campanile avete una presentazione? Allora, il campanile l'abbiamo all'interno del campanile. C'è un piano intermedio che si presta a fermarsi e a visionare i pannelli. L'accesso è molto stretto, fuori è caldo, quindi non abbiamo... A parte il cartello entrata, fuori non abbiamo lasciato nulla, perché è nel cortile al sole, questo si va dall'alto, non... La sosta non è indicata, almeno in estate. Ecco, una cosa molto bella qui per le persone che non possono salire, che sono tante, perché tra sedie a rotelle, persone anziane, persone obese, ci sono tante persone. Sì. E si potrebbe offrire una esperienza virtuale della veduta della città come alternativa al fatto di salire fisicamente sopra con un visore di realtà virtuale. Chiaramente c'è un problema di gestione di questo oggetto, però gli si dà un biglietto e alla fine potrebbe diventare un'esperienza interessante. Tra l'altro potrebbe essere un'esperienza di Visit Lucca, cioè concettualmente come idea, no? Quindi potrebbe essere un'esperienza che diventa un'introduzione alla città. Cioè uno sì, dice... lo è sicuramente, perché Lucca, per capirla, va vista dall'alto. Cioè, esatto. Gli interni, le strade, secondo me Lucca, se non è vista dall'alto, non sì. È comprensibile quindi, l'anima della città. Secondo me questo prodotto, Lucca vista dall'alto, inteso come prodotto collegato al campanile, lo metterei con un piccolo biglietto che può essere integrato con la salita, oppure anche autonomo, nel senso che diventa un'esperienza di Lucca dall'alto, che a questo punto diventa anche una introduzione alla città, eccetera. La cosa più efficace sarebbe proprio dei visori di VR, perché sono molto d'impatto. Se no, si potrebbe fare anche altro, si possono fare anche altre modalità. Io, vabbè, tendenzialmente prediligo sia il dispositivo proprio, lo smartphone, tutto il resto. Certo. Però, vabbè, uno, ripeto, col cartone, ok, uno può utilizzare anche quelli. Però, certo. Secondo me, devono essere anche... Lo smartphone te lo porti dietro, il visore si creano code, cioè dipende un po' i flussi, perché se siamo certo. 1000 persone, ora non tutti lo vorranno fare, però deve essere una cosa breve che consenta il flusso e poi quindi... Non lo so, lo smartphone mi sembra più adatto a... Allora, lo smartphone... Senza San Giovanni no, però insomma si sta riportando. Allora, il tema è soltanto se voi volete far pagare o no... Vogliamo far pagare, nel caso io penso di sì. Ecco, allora è più facile far pagare un dispositivo, no? Sì. Allora, o potreste anche dare un cardboard, paradossalmente, di cartone. A un certo punto dite... ti do il cardboard e ti do il link, e magari hai su un QR code sopra il cardboard sostanzialmente, no? Che mi consente di fare l'esperienza virtuale. Cioè potrebbe essere anche il cardboard, è un oggetto da pochissimi euro, 2-3 euro, quindi potrebbe essere anche un oggetto gadget, che a questo punto, perché il problema è come giustificare comunque un pagamento rispetto al fatto che se uno dice ma io se devo solo guardare i contenuti da smartphone non mi sembra corretto pagare sostanzialmente. Quindi anch'io sono molto favorevole alla fruizione da smartphone in generale, quindi per esempio nella cattedrale la vedrei come una cosa molto utile. In questo caso potrebbe diventare un'attrazione, un attrattore. La visita Lucca dall'alto è un attrattore, oggettivamente. Ci sono anche altre torri, tra l'altro, da cui si può vedere Lucca, no? E sono tutte a pagamento, no? Mi sembra. Ecco, l'unica cosa è che lo spazio sarebbe quello del San Giovanni per fare questa cosa, anche per il campanile, perché sul campanile non c'è questo spazio qui. Cioè, certo. Lo spazio per rotte, dicevo io, ci vuole fare un pezzo di scale. No, l'altra cosa interessante sarebbe, in effetti,
visto che siamo una rete museale, nella cattedrale si pesta molti spunti. Abbiamo collegamenti del carretto con i guinigi, con i mercanti, col pellegrinaggio e quindi con il museo del pellegrinaggio. Dalla cattedrale può essere anche, tra virgolette, appunto, una finestra su altre realtà, sia museali sia altri temi, con il QR code, o comunque con la possibilità di contenuti digitali, riferimenti, o perché no? A me questa cosa mi interessa, anche dei link, compreso l'archivio. Noi abbiamo l'archivio diocesano, bene. Ti piacciono i manoscritti? Sono piaciuti? Guarda, se vuoi ce ne sono altri digitalizzati all'archivio, insomma, online. Ecco, sul tema dei manoscritti puoi capire anche argomenti dei manoscritti, perché per uno che ha un interesse certamente archivistico è chiaro che è la datazione del manoscritto, la sua preziosità, eccetera. Beh, per una persona... Ci sono le miniature e quello è arte, nel senso, sono, cioè, autori fiorentini, insomma, Martino Bartolomeo, insomma. Bibbie, cosa sono? C'è di varie cose, ci sono delle bibbie, soprattutto corali, quindi con la musica, riferimento agli organi, volendo, il tema della musica ci porta lontani, ma comunque... Sì. Sono cori, sono anche libri umanistici, abbiamo le pergamene, sono quelle lì, va bene. Però ci sono anche dei lezionari, quindi con le storie santi, tra virgolette, certo. E abbiamo anche degli incunaboli, qui appunto non manoscritti, ma incunaboli, diciamo, 500-600, e lì sono un pochettino più, diciamo, enciclopedici. C'è il diritto canonico, ci sono varie cose. Ecco, uno dei temi che a me piace molto sempre è la agiografia, cioè la storia dei santi, intesa anche come apparato simbolico e artistico, cioè nel senso che poi gli attributi iconici dei santi sono un elemento molto interessante, tra l'altro ricorsivo, quindi adesso io non so qual è l'apparato che avete, però io ho un libro sugli attributi dei santi, cioè, però è una cosa che poi alla fine tu in tutte le chiese devi sempre arrivare lì e c'è la palma, c'è gli occhi in mano, ci sono tutte queste cose che non sono di facile lettura, qui si tratta della lettura interna al quadro fondamentalmente, però c'è una specie di linguaggio orizzontale rispetto a tutte le opere, scultura, pittura, mosaico, affresco, che effettivamente è proprio il linguaggio della agiografia cristiana e che raramente viene trasmesso in modo strutturato. Ecco, sì, questa è una tematica che a me piace molto. La maggior parte dei quadri, ovunque, anche musei molto importanti, sono decontestualizzati e trattati come di venire artistico. Cioè, quello è un quadro di Giotto e descrivo le caratteristiche stiliste di Giotto e magari lo confronto con delle opere che saranno in futuro e con opere passate, attraverso l'artista. Invece a noi, nella narrazione della cattedrale e della storia, per legare al territorio e perché quell'opera è a Lucca e non è, per esempio, agli Uffizi o da altre parti, è interessante sapere i santi, perché sono quei santi, perché magari hanno scelto quei santi perché è una compagnia lucchese. No, è una scelta programmatica, strategica. Le motivazioni politiche della committenza. Cioè il vescovo paga il Tintoretto perché vuol far capire che a Lucca c'è l'Eucaristia e non sono protestanti. Però sono temi che si legano alla storia della città e un quadro ha anche significati, a Lucca anche politici, e di dibattito religioso, al di là della storia dell'arte. A me è quello che mi interesserebbe, sì, anche negli approfondimenti che dicevi. Infatti, ed è questo che va filtrato. Sì, io credo che sarebbe anche un elemento un po' distintivo, nel senso che la parte di lettura storico-artistica delle opere è quella più normale e anche ormai banale, diciamo, no? L'autore, le ispirazioni, i proprietari, il passaggio di proprietà, eccetera, no? Queste cose che sono molto utili e interessanti per chi è interessato alla storia dell'arte intesa anche dal punto di vista professionale, fondamentalmente. Nel contesto della storia dell'arte sacra, invece, a mio avviso, sia per l'architettura, abbiamo parlato prima, delle funzionalità, cioè della cattedrale intesa come macchina liturgica e rituale, questo è un aspetto secondo me molto interessante che andrebbe evidenziato, e secondo la componente invece anche agiografica e proprio di contenuto, cioè la Biblia Pauperum, per quanto riguarda il racconto biblico. E quello è un altro aspetto molto interessante. Non è detto che tutti siamo in grado di riconoscere un episodio biblico, evidentemente, e di contestualizzarlo. Dall'altra parte abbiamo la parte di storia della Chiesa che ha come componente principale a livello iconografico la geografia, quindi la rappresentazione degli attributi dei santi e delle motivazioni che portano alla scelta della combinazione anche in un solo quadro di più santi che hanno dei valori anche legati alla committenza. È un tipo di racconto fondamentale che però non viene fatto. Ci siamo soffermati in realtà su aspetti contenutistici, ma credo che sia importante questo, perché io sto combattendo sempre una battaglia di carattere divulgativo, cioè non do mai per scontato il fatto che le persone, anche perché abbiamo a che fare con un audience sempre più internazionale, un cinese esperto d'arte
non conosce nulla comunque della liturgia cattolica, evidentemente, no? Ma anche comunque tante persone, il mondo della chiesa, della religione, ci si è allontanati molto da questo mondo, no? Negli ultimi decenni. E quindi la necessità di una mediazione culturale anche per chi è stato battezzato su come funziona una chiesa, come riconoscere un santo, come riconoscere un episodio biblico, secondo me tutto sommato è uno strato informativo che io proporrei, ecco, sinceramente. Tra l'altro, nella mia percezione, è anche quello che la gente chiede. Sì. Cioè, essenzialmente, quando ho provato questo approccio, la gente era più interessata a sapere come mai c'aveva il rastrello in mano quel personaggio lì, piuttosto che il panneggio fidiaco, ecco. Sì. Il che non vuol dire dover andare incontro ai gusti del pubblico, però di fatto la gente in effetti lo chiede, è più curiosa di questi aspetti che di molto altri legati alla storia dell'arte, insomma. Sì. Quindi la cattedrale come macchina, all'interno della macchina liturgica, la geografia e la Bibbia Pauperum come elemento interessante per riscoprire la cattedrale in modo nuovo. Paradossalmente è il modo più autentico e più originale, no? Perché è quello, no? Però per il pubblico è nuovo, perché siamo abituati a sapere che quello lì è il pitturicchio, questo qui è l'allievo di scuola di tardo 500, tutte informazioni molto interessanti sul piano storico-artistico, ma in realtà decontestualizzate rispetto al contesto in cui siamo, che è una chiesa fondamentalmente, no? E sono nate per un altro scopo queste opere fondamentalmente. Ricostruire questa parte è una parte esegetica, a mio avviso, importante. Per quanto riguarda anche nel museo, tenderei anche a ricostruire la contestualità delle opere. Quindi, per esempio... Sì, nel museo lo facciamo attraverso letture sovrapposte. In ogni sala del museo ci sono questi totem che spiegano il significato di questa sala. Sì. Questa qui racchiude tutti gli arredi che erano in cattedrale nel 400, prima di quei cambiamenti liturgici che abbiamo visto. Poi ogni opera ha semplicemente nome e anno, se ti vuoi fermare lì, è legittimo. E poi ci sono, da portarsi anche a casa, stampati delle notizie aggiuntive in cui ogni opera è scritto: guarda, questo qui è venuto in cattedrale perché questo cofanetto qui viene dalla Francia, è donato da una persona, ma ripeto. Io vedrei per esempio nel museo una sorta di clone virtuale della cattedrale, che almeno per le opere che derivano dalla cattedrale facciamo un'operazione di ricontestualizzazione, cioè in qualche modo questa pala era là, questo elemento era nascosto lì, era protetto, con anche proprio una parte visiva, cioè nel senso che il museo, non per tutti, capisco che non lo riguarda tutte le opere, non tutte, però lo almeno abbiamo per alcune una ricostruzione con certezza, perché alcuni cambiamenti sono documentari, quindi ricostruire com'era è difficile, però in alcuni casi si può fare tranquillamente. Si potrebbe fare anche una ricostruzione sommaria, cioè una wireframe, cioè della cattedrale, quindi non una ricostruzione di dettaglio, ma proprio una ricostruzione della volumetria e degli ambienti, nei quali però andiamo a ricollocare, cioè facciamo una sorta di curatela del Museo Diocesano, andando a rifare una mostra impossibile di come queste opere erano esposte originariamente nella cattedrale stessa, che è in parte. Quindi è come dire che io posso avere due cattedrali da visitare. Una, quella che posso visitare oggi, l'altra è quella che avrei potuto visitare nel passato, ma che attraverso le opere che sono esposte posso nuovamente visitare con una sua ricostruzione digital twin, diciamo un gemello digitale della cattedrale stessa nell'epoca del passato. È un concetto, diciamo, che però a mio avviso è anche molto forte, perché visivamente dico: ma questa cosa è una pala, ma era altezza uomo, era in cima, era in una cripta, era dov'era, no? Cioè, e quindi il fatto di ricostruirne il contesto, proprio anche architettonico, secondo me offre ed è un linguaggio universale. Cioè non c'è bisogno, anche un cinese, un giapponese capisce questo tipo di linguaggio, perché è visivo, evidentemente, non ha una componente di mediazione troppo complessa. Sì, e tra l'altro con la cattedrale, per esempio, del Civitali sarebbe un'operazione interessantissima e che possiamo fare tranquillamente, perché abbiamo i pezzi, spazi, li potremmo ricollocare virtualmente. E rientrerebbe, tra l'altro, la linea narrativa che vogliamo, cioè della storia comune in più ambienti. Ricollegare i due ambienti con un filo conduttore, a questo punto digitale, però virtualizzato e visualizzato. Diamo la parola al Museo Olimpio Cammelli, grazie. Intanto premetto che io sono una semplice volontaria del museo. Viva i volontari, viva i volontari che portano avanti tante cose in Italia. Prego. Le nostre, diciamo, esigenze sarebbero tante. Intanto, vabbè, il museo è un museo della cultura materiale e si trova nell'Alta Garfagnana, nel comune di Minucciano. Raccoglie un
circa 3.000 oggetti, quindi diversi oggetti che appartengono all'attività agricola, a varie attività artigianali, all'attività estrattiva, ma anche oggetti di uso domestico. Ora io qui ho sintetizzato velocissimamente, cioè le esigenze sarebbero tante, ma in particolare ci piacerebbe riuscire a valorizzare le centinaia, ritengo, di foto e di video che riguardano appunto le tematiche del museo, che però non sono attualmente visibili ai visitatori. E poi un'altra esigenza, cioè semplice, potrebbe essere quella di arricchire di contenuti digitali le pannellature, perché nel museo ci sono diversi pannelli nelle varie aree del museo che potrebbero essere così implementati magari tramite questi format che lei ci ha presentato. Questo è l'accesso del museo con il busto dell'Olimpio Cammelli, che è diciamo il collezionista che ha donato il nucleo centrale del museo. Il percorso inizia in un corridoio ai cui lati appunto ci sono i macchinari, i vari oggetti esposti. Questo è un esempio delle pannellature che abbiamo. Vado molto velocemente. C'è una piccola area dedicata al canto del Maggio, una tradizione del nostro territorio. Ci sono delle gigantografie, perché praticamente il museo si trova nella canonica di una chiesa. Io ho anche un video panoramico, ma insomma la chiesa è questa, una chiesa distrutta durante il terremoto del 20 in Garfagnana, e la canonica era in questo punto. La canonica principalmente e la chiesa sono state ricostruite nel tempo anche qui dal lavoro di volontari, e quindi il museo è collegato alla storia della chiesa, della sua ricostruzione, alla storia di tutto il colle di casa, che risale all'alto medioevo in pratica, perché è il primo nucleo abitativo di Gorfigliano, che è il paese dove si colloca il museo. Da questa, diciamo, da questo corridoio si passa in una piccola saletta dove c'è la possibilità di vedere, appunto, visionare dei video. E sulla destra c'è una scala che porta al piano superiore. Nella saletta ci sono anche qui delle pannellature. Queste ricordano proprio le attività dei volontari che hanno ricostruito tutti gli edifici del colle di casa, così si chiama il posto dove è collocato il museo. Al piano superiore c'è un'altra collezione di oggetti di falegnameria. E da qui, sulla destra, si accede alla nostra biblioteca, dove c'è un grande pannello, anche qui con questa ricostruzione dei lavori dei volontari. Poi si rifà lo stesso percorso, si scende di sotto, si ritorna in questa saletta di congiunzione, si va nella sala, una sala grande, dove praticamente è un ambiente suddiviso in tre parti da delle scaffalature. Da questo ambiente si accede a una sala un pochino più piccola, dove vabbè ci sono altri oggetti, questa è la filatura, vinificazione, e da qui si può uscire all'esterno. La nostra appunto esigenza principale è di valorizzare un po' il museo, appunto, non so, facendo qualcosa di digitale in corrispondenza dei pannelli, e poi come rendere accessibili il patrimonio ancora non visibile, come ho detto prima, di foto e di video. Io pensavo anche a quel format che lei aveva proposto, no, delle cartoline, però bisogna vedere se c'è la possibilità di collocarlo all'interno del museo, perché gli spazi non sono così grandi. Ma poi molto di questo museo saprà il dottor Biagioni, perché praticamente, se non sbaglio, l'allestimento, no, iniziale doveva essere suo, almeno la realizzazione dei pannelli, credo. Sì, sì, l'ho fatto io 15 anni fa, insomma 12 anni fa, qualcosa del genere. Sì. Quindi queste semplici richieste. Sì, allora, alcuni spunti che mi vengono guardando queste immagini. Allora, prima di tutto mi pare di capire che questo museo dell'identità dell'Alta Garfagnana dovrebbe rispondere alla sua vocazione, cioè di rappresentare appunto l'identità di un territorio. Io lo vedrei anche come un museo diffuso, sinceramente, cioè virtuale. Mi spiego, da quel che percepisco, anche se non ho approfondito l'argomento, vedo che
molti elementi che sono esposti nel museo di fatto affluiscono a luoghi e paesaggi, contesti urbani per le comunità o anche domestici o professionali della Garfagnana stessa. Quindi piacerebbe immaginare che questo museo diventa un accampanaccio di una mucca, è chiaro che mi porta in una dimensione dell'allevamento che forse ancora esiste anche sul nostro territorio, quindi mi piacerebbe creare un rapporto bidirezionale. Da una parte, quando io sono nel territorio della Garfagnana, sarebbe bello avere una mappa dove distribuisco virtualmente i reperti di questo territorio e creo delle esperienze di viaggio nel tempo, per cui davanti a questo edificio che vedo qua, sono lì presente oggi, ammettiamo che questo edificio esista ancora, vedo le fotografie d'epoca del museo e utilizzando per esempio un'applicazione che è l'applicazione del museo che mi permette di visitare il museo e al tempo stesso di riconoscere nel museo il territorio e l'aspetto antropologico. Quindi secondo me un'idea a mio avviso interessante sarebbe quella di distribuire virtualmente molti reperti che esistono attorno al museo e farlo anche quando uno visita il museo, cioè quando io visito il museo questa immagine attiva il luogo esterno che mi crea un percorso, un itinerario e mi permette di capire, di poter visitare, è come se questa diventasse il centro visite dell'Alta Garfagnana, come in un parco nazionale, no? Io entro nel centro visite e scopro gli oggetti, gli animali, in quel caso le piante che troverò lungo questo percorso, i ghiacciai, li vedo e poi questo diventa un'introduzione per la visita del territorio, quindi è una sorta anche di guida turistica espositiva museale della Garfagnana stessa. Questa è una prima cosa. La seconda cosa, un rapporto bidirezionale tra museo e territorio. Un museo che si distribuisce e diffonde nel territorio in una mappa digitale, invece quando sono nel territorio posso da lì entrare nella sala del museo e creare quindi questo percorso tra museo e territorio, virtuale, potrebbe essere una cosa interessante. L'altra cosa è la valorizzazione del patrimonio iconografico. Volevo chiederle una cosa, a che livello siete dal punto di vista delle fotografie, della riproduzione tecnica, diciamo, di questi oggetti? Credo che siano digitalizzate le foto. Allora è evidente che creare anche su un sito del museo un archivio del museo, magari anche associato alle sale, quindi un piccolo tour virtuale del museo dal quale poi attingo a delle gallery che mi spiegano la parte del contadino, la parte del falegname, la parte del fattore, dell'allevatore. Ecco, tutte queste cose potrebbero essere un'esperienza interessante. Un sito del museo noi non l'abbiamo ancora, è un vero e proprio sito. C'è un blog, sì, ma il sito ancora no. Ecco, il sito del museo, in questo caso, essendo anche molto, vedo anche molte fotografie, quindi molte opere bidimensionali, pagine, in qualche modo immagini, potrebbe essere il catalogo anche, no? Sito catalogo del museo, che comunque permette di consultare anche opere che non sono esposte fisicamente nel museo stesso, e questo stesso sito, mediante un touchscreen, potrebbe diventare anche una postazione che all'ingresso del museo permette al visitatore di fruire dell'intero patrimonio digitalizzato, quindi non soltanto delle opere che fisicamente può consultare lì localmente. Queste potrebbero essere un po' le idee che andrei a promuovere in questo caso, però sono idee così a caldo che mi sono venute in questo momento, ecco, quindi non pretendo di avere esaurito le possibilità. A me aveva incuriosito quel format dell'espositore delle cartoline. Sì, sì. Il format pensa che possa essere utilizzabile quello? Sì, potrebbe essere utilizzabile. Quello che lei ha detto lei è solo un tema di spazio. Cioè mi sembra un museo molto denso a livello espositivo. Non so se lei ha immaginato un punto dove possa essere installata eventualmente questa applicazione. C'è proprio nella saletta piccola verso l'uscita. Sì. Ecco, c'è questo spazio, questa, sì, rientranza, dove potrebbe essere eventualmente collocato uno schermo. Sì, ecco. E quindi l'espositore può essere messo, sì, in, sì, questa, sì, zona. Sì, sì. Allora, quello si potrebbe fare. Quindi un espositore di cartoline rotante con poi all'interno dello schermo un'attivazione di contenuti filmati, soprattutto direi in questo caso immaginiamo un espositore esagonale, sarebbero 6 macro argomenti che sono rappresentati con delle cartoline fisiche, reali, che vengono messe, quindi uno può vederle, ma quando io lo giro si accende quella parte specifica e a quel punto si attiva
il video che mi racconta la vita del pastore, mi racconta la vita del falegname, oppure la ricostruzione della chiesa e del terremoto e la ricostruzione. Cioè, dipende dal patrimonio storico iconografico che avete, però sicuramente le cartoline qui ci starebbero ampiamente, sarebbero un format a ragione, molto, molto pertinente. Questo è un progetto che potrebbe, se tradotto in quella format del museo diffuso, diventare un progetto di identità e di percorso turistico nell'Alta Garfagnana, cioè un'applicazione che è collegata al museo, ovviamente, che ha magari proprio come nucleo centrale il museo, ma che a un certo punto crea uno storytelling, un racconto del territorio in cui tutti i reperti, fotografie del museo, eccetera, vengono distribuite nelle varie località, comuni, frazioni, luoghi di paesaggio, pascoli, stalle, magari anche valorizzando degli elementi di architettura rurale che magari esistono anche sul territorio stesso, e quindi creano un percorso alla scoperta proprio dell'identità del territorio della Garfagnana, in cui il museo è il centro visite, ma a questo punto di un territorio che racconta la sua identità e la sua storia, ma la distribuisce. Quindi vedrei questo progetto come un progetto di valorizzazione turistica, oltre che un progetto legato al museo in senso stretto. Sono molto, insomma, soddisfatto di questo incontro di ora, anche perché sono state presentate realtà diverse, a partire, vabbè, dalla mia, che insomma, diciamo, è un museo più per immagini e parole scritte che non per oggetti, poi il museo della cattedrale, che invece è soprattutto un'immagine di oggetti, opere d'arti, architetture, grandi spazi, e l'ultimo che è più una realtà di tipo territoriale, cioè quindi il legame fra diciamo un museo che diventa un ecomuseo, cioè che si va a interrelare con quello che è il territorio che appunto ha prodotto questi oggetti che vengono esposti. Quindi mi sembra che gli spunti e le riflessioni che sono emerse sono molto utili e spaziano a 360 gradi. Insomma, sono particolarmente soddisfatto di questa esperienza e volevo ringraziare per la competenza e la disponibilità Gualtiero Carraro. No, grazie a voi che avete partecipato dando un contributo, perché non nascondo che per noi è molto utile un confronto con le esigenze che emergono dalle realtà territoriali, perché noi chiaramente facciamo tante esperienze, però come vedete è importantissima questa dialettica, no? Con cui si cerca di trovare delle risposte che non sono mai scontate o che calano dall'alto, ma in qualche modo nascono dalla più profonda possibile interpretazione e lettura delle esigenze che emergono e delle caratteristiche, della peculiarità che voi avete come musei. Credo che andando avanti con questo workshop avremmo incontrato molti altri casi. Abbiamo citato quello del Carnevale di Viareggio, che appunto invece avrebbe come format fondamentale l'estensione nello spazio e nel tempo dell'evento del Carnevale, riprodotto virtualmente, che diventa un'esperienza immersiva da vivere quando si vive il museo. Grazie Carraro, perché abbiamo avuto 4 giornate di ampio respiro. Abbiamo avuto una visione, la possibilità di guardare al futuro, moltissime chiavi innovative, molti strumenti, molti format proposti, davvero un ventaglio di proposte che si può adattare a molte tipologie di musei e alla stessa rete museale nel suo complesso. Gli obiettivi del corso di formazione sono stati non solo raggiunti, ma anche ampiamente superati, ma ciò è dovuto soprattutto alla vostra collaborazione e disponibilità, che ci ha consentito di creare un rapporto che è andato oltre il semplice corso di formazione. Siamo arrivati a creare un vero e proprio laboratorio di idee, e questo è stato molto bello e penso per tutti molto, diciamo, veramente stimolante. Quindi grazie ancora e grazie a tutti i partecipanti davvero, perché è stata una partecipazione attiva e coinvolgente, con proposte che sono pervenute da tutte le parti. Grazie a tutti.